Cosa ci sarà in questa scatola? Andiamo a scoprirlo insieme. Che cosa sarà mai? Un nuovo dispositivo Amazon! Altro non è che un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria all'interno delle nostre abitazioni. È un sistema compatibile con Alexa. Andiamo a vedere. Oh, com'è piccolo! È proprio piccolissimo, guardate! Questa scatoletta è bianca, sta sul palmo di una mano. Pesa 120 grammi, quindi poco più di un etto di prosciutto. Che profumo di nuovo! Allora, andiamo a vedere cos'altro c'è qua dentro. Il cavo dell'alimentazione. Ecco. E naturalmente dentro abbiamo il libretto delle istruzioni. Qui abbiamo la spia luminosa LED che si accenderà dopo quando lo collegheremo alla corrente. Poi abbiamo questa presa d'aria. Dietro abbiamo un pulsante d'azione e una porta per l'alimentazione micro USB. Eccola qua. Ma vediamo se è rimasto qualcos'altro qui dentro. È sempre un altro libretto con delle importantissime informazioni. Ma a che cosa serve? Allora, in qualsiasi momento possiamo ottenere un'indicazione della qualità dell'aria che respiriamo all'interno delle nostre abitazioni. In particolare monitora 5 fattori importanti: monossido di carbonio, composti organici volatili, particolato, e misura anche l'umidità e la temperatura. Attraverso questa spia luminosa LED colorata possiamo monitorare i valori dell'aria con l'applicativo di Alexa. Infatti possiamo ricevere notifiche se Alexa rileva una bassa qualità dell'aria o anche sul telefonino, o addirittura con un annuncio tramite uno dei dispositivi Echo che abbiamo in casa. La configurazione è facilissima, basta collegare il dispositivo a una presa di corrente, quindi andiamo a trovare una presa. Poi apriremo l'applicativo Alexa e seguiremo tutte le istruzioni che ci verranno man mano elencate. Alexa, qual è la qualità dell'aria interna? La qualità dell'aria interna è buona, con un punteggio di qualità dell'aria di 97. Carissimi amici, come potete vedere, interrogando Alexa abbiamo anche la risposta immediata. E indica anche i 5 fattori di cui vi parlavo. Il dispositivo è vicino ad Alexa, ma vi assicuro che anche più distante ci dà un ottimo risultato. Guardate, carissimi amici, si è accesa la lucetta rossa del nostro dispositivo. Io ho appena finito di arrostire una bistecca di carne. Andiamo a chiedere ad Alexa qual è la qualità dell'aria. Alexa, qual è la qualità dell'aria interna? La qualità dell'aria interna è scarsa, con un punteggio di qualità dell'aria di 32. Quindi è passato da 97 a 32. Carissimi amici, anche questa prova di funzionamento è andata bene. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Grazie mille!